Ecco, proprio per supportare le categorie più colpite dalle nuove restrizioni, il via libera al testo che è atteso tra oggi e domani dovrebbe portare con sé anche interventi per 4 miliardi di euro. Vediamo quali. Dagli indennizzi a fondo perduto al credito d'imposta sugli affitti, dalla sospensione della seconda rata dell'IMU alla proroga della cassa integrazione. Dovrebbe prevedere interventi per 4 miliardi di euro il decreto con cui il governo punta a supportare le categorie più colpite dalle nuove restrizioni. Il via libera al testo è atteso tra oggi e domani. Gli indennizzi saranno destinati sia alle attività che verranno chiuse temporaneamente che a quelle che subiranno tagli nell'orario e nei giorni di apertura, per un totale di circa 350.000 imprese, dai ristoranti ai bar, dai cinema ai teatri alle discoteche, dalle palestre agli impianti sciistici. A erogare le risorse direttamente sul conto degli imprenditori e senza limiti di fatturato sarà l'Agenzia delle Entrate. I fondi dovrebbero arrivare entro metà novembre alle categorie che avevano già usufruito dei precedenti ristori, ovvero quelle con fatturato fino a 5 milioni di euro, e entro fine anno alle grandi imprese. Per un bar l'indennizzo minimo dovrebbe essere di 2.000 euro. Sarà più alto per le attività costrette alla chiusura. Bisogna intervenire subito oppure le aziende non resisteranno, afferma Confesercenti. La Confederazione Italiana Agricoltori evidenzia che lo stop alle 18 agli agriturismi equivale a una vera chiusura con un danno fino a 600 milioni di euro e l'Associazione delle Fiere, vietate dal nuovo DPCM, chiede un intervento a fondo perduto a favore del settore. Con il decreto verrà cancellata la seconda rata dell'IMU e consentito alle aziende di beneficiare di un ulteriore credito d'imposta sugli affitti per 2 o 3 mesi. Prevista anche un'indennità da 1.000 euro per gli stagionali del turismo, i lavoratori dello spettacolo, dei centri sportivi e per gli occasionali. Verrà inoltre prorogata la cassa integrazione che scadrà a metà novembre. La proroga dovrebbe essere di 6 settimane o di 10 e per le aziende che la utilizzeranno resterà in vigore il blocco dei licenziamenti. Ecco, ma le misure del governo scontentano la stessa maggioranza.